Gemma Calabresi Milite, buongiorno. Buongiorno, E buongiorno a tutti. benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto Grazie. delle parole per condividere in questa conversazione la sua partecipazione al Festival Caterina Sforza di Forlì. Lei sarà ospite il 16 di giugno all'Arena San Domenico per questo festival. In che cosa? Parliamo subito di questo festival, Gemma Calabresi Milite. In che cosa la sua presenza attraversa l'immagine e la figura di Caterina Sforza? Beh, io direi di forza, di non piangersi addosso, di avere il coraggio di andare avanti, di guardare sempre oltre, per donare un po' di speranza. E poi Sono quello parole che... importanti queste Sì, che ci fa sì. ascoltare a proposito di questo Festival Caterina Sforza, l'anticonformista con questo Certamente. appuntamento importante. E la figura di Caterina Sforza ci serve come pretesto per entrare anche dentro delle parole, anzi dentro dei verbi che attraversano ogni incontro: generare, amministrare e rispettare. Ora, queste tre parole, Gemma Calabresi Milite, attraversano anche la sua vita personale. Poi tra poco parleremo del libro che sarà anche una parte integrante di questo incontro. Lei come le vede queste tre parole, questi tre verbi e come li coniuga pensando alla sua vita? Beh, io pensando alla mia vita li vedo, come già dicevo prima, li vedo grintosi, se possiamo dire con una parola che si usa oggi, cioè ricchi sia di umanità che di forza, perché io penso che proprio la mia vita sia questo, sia restituire oggi quella speranza che io ho ricevuto da tante persone attraverso la solidarietà, attraverso la stretta di mano, la carezza, le lettere, le preghiere, ognuno a modo suo. E quindi io ho fatto questo cammino, questo percorso che è un po' controcorrente perché è un cammino di perdono, oggi è abbastanza anomalo ancora, anche se se ne parla tanto, perché il Papa ce ne parla molto, il Vangelo ce ne parla. Però diciamo che è un po' controcorrente. Perché E quindi io mi sento si fa legata. molto in fretta a pronunciare la parola perdono oggi, no? A Certo, seguito di ma il perdono avvenimenti, vero. il perdono vero ha bisogno di tempo e spesse volte, quando succedono delle tristissime notizie che noi ascoltiamo alla televisione o sugli altri mezzi di informazione, spesse volte questa parola, viene richiesta dai giornalisti, no? Sì, Viene detta magari in un momento in un inopportuno, momento certo. inopportuno, mentre il perdono Certo. ha bisogno di silenzio, ha bisogno di germinare nella solitudine a volte, ha bisogno comunque di tempo. Non si tratta semplicemente, ed è già molto, di elaborazione del lutto, no? Perché il perdono è un'altra No, cosa. no, è un'altra cosa. Io ci ho messo una vita, però ci sono veramente arrivata. Ma non si può fingere, ecco, perché poi se analizziamo la parola, lo dice la parola, per, se la stacchiamo, dono. Quindi è un dono, il dono non lo dai col ragionamento, col raziocinio, lo dai solo col cuore. Un regalo lo fai con amore, altrimenti è inutile. Quindi lo dice la parola, e che a volte noi la diciamo tutta attaccata e non gli diamo quel valore, quel significato che in realtà ha. Qui andiamo a toccare un argomento importante, se vuole, anche per certi aspetti molto divisivo, no? Cioè a dire, parlare della giustizia riparativa. Sì, Che indubbio, certo. rapporto c'è tra la parola perdono e la giustizia riparativa? Questo ci porta, per esempio, recentemente alla riforma Cartabia, no? Che ha introdotto dei programmi che Sì, mettono la vittima certo. nella condizione di perdonare l'autore del reato. E Quantomeno ovviamente, mi scusi se ricominciare la un interrompo, dialogo, non ho ecco, terminato, ma ricordarlo. perdonare sì l'autore del reato, ma anche l'autore del reato di pentirsi, perché deve essere una relazione a due. Indubbio, certo. No, no, certo, però
Io dico la verità, io ci pensavo molto perché dicevo, come cristiana devi perdonare, però era molto difficile, bastava poi che ritornasse un articolo su qualche quotidiano, un documentario televisivo, una scritta sui muri, ecco che scivolavo indietro, dovevo diciamo ricominciare da capo. Però quando io ho visto proprio la parola perdono, gli ho dato questo significato, mi sono detta che avrei provato a perdonare come scelta della mia vita, indipendentemente che mi venisse chiesto quel perdono. Ecco, perché io quel perdono qualcuno me l'ha chiesto, altri assolutamente no. Quindi io l'ho proprio pensato che l'avrei dato senza aspettarmi niente in cambio, come scelta mia, della mia vita. Quindi ecco, anche se io ho seguito molto giustizia riparativa e trovo che sia una cosa importante, fondamentale, diciamo che sono anche c'è anche poi molto di mio personale, di cammino che io ho fatto anche forse attraverso il dono della fede, indubbiamente. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Gemma Calabresi Milite il 17 maggio del 1972, 51 anni fa, a lei è stato ucciso il marito, un omicidio nel tempo del terrorismo, e quell'atto segna sicuramente la vita. E qui vorrei portare le mie parole all'immagine di copertina del suo libro La crepa e la luce, il libro pubblicato da Mondadori. Ecco, ce la vuole raccontare quell'immagine? Allora, intanto la crepa per me è la mia tragedia, però da quella crepa piano piano ha iniziato a filtrare la luce, finché io dico questo, la luce ha vinto sul male, perché a un certo punto staccarsi vuol dire non rimanere prigioniere, cioè la libertà che ti dà il perdono, cioè perdono non è una debolezza ma è una forza, ti fa sentire libera, ti fa sentire in pace con l'umanità, con Dio, ti fa volare. Ecco, questo è quello che io ho scoperto. La copertina, ci sono io il giorno del matrimonio, in primo piano, con mio marito Luigi Calabresi, che io chiamo Gigi, sfocata in secondo piano in quanto lui non c'è più. Però io lo tiro per un braccio, per una mano. Perché io ho sempre detto che la memoria ha le gambe. Ecco la scelta di questa copertina. Perché noi dobbiamo non inchiodare quella persona a quella mattina, a quella tragedia, a quella violenza, a quella rabbia, ma dobbiamo farla camminare nel nostro quotidiano, nella vita di tutti i giorni, con far camminare queste persone con il loro humor, con i loro valori, con il loro amore per la vita. Tutto quello che facevano, e devono passarci il testimone. Io l'ho sempre raccontato ai figli, abbiamo parlato di lui ogni giorno nella quotidianità. E quello che lei racconta è un cammino che non è facile. Non è facile, pensi, non è facile nemmeno leggerlo, nel senso di entrare, no, in relazione con quello che lei racconta. Non è facile perché ti chiedi, e io che cosa avrei fatto? Perché questo libro ci pone delle domande, no? In prima persona, io come mi sarei comportato? Io con la parola perdono, io con le persone che venivano a salutarmi, vicini di casa, persone che non conoscevo. Questo libro racconta tantissime relazioni e forse, Gemma Calabresi mi dite, proprio forse è proprio questo continuo relazionarsi, incontrare le persone, da lì, nello sguardo delle persone unito al suo, è nato il senso. Il senso come direzione, il senso come significato, e torno alla parola perdono. Infatti io dico che le persone, gli altri, ma non parlo dei parenti o dei familiari, quelli ci sono sempre, o gli amici, proprio gli sconosciuti che mi hanno proprio avvicinata, mi hanno dato una forza incredibile. Io non mi sono mai sentita sola grazie a tutte queste persone che mi hanno pensato, che mi hanno salutata, che mi hanno dato forza, coraggio, affetto. Per me è stato fondamentale. Io ho scoperto che a volte gli altri li guardiamo così superficialmente, ma gli altri sono il dono più grande che abbiamo. Sono fondamentali, per me sono stati veramente importantissimi.
al punto che io ho proprio scritto questo libro anche proprio per questo, per restituire quella speranza che io ho ricevuto in tutti questi anni dalle persone. E poi perché io non voglio più scivolare indietro, perché è la scelta della mia vita questo perdono. È forse la cosa più importante che io abbia fatto, è quella che più amo. E quindi io penso, oggi lo dico alle persone che ci stanno ascoltando, che l'aver testimoniato, perché per tanto tempo ho tenuto per me questo mio cammino, poi ho deciso, mi sembrava arido tenerlo per me, ho deciso proprio di testimoniarlo, di affidarlo, di raccontarlo, in modo che sia anche vostro. E quindi non è più soltanto mio, mi aiutate a non scivolare più indietro. Ecco, questo per me è importante. Vorrei tornare su quello che lei ha detto poco fa, perché credo che sia importante ribadirlo. Lei ha detto poco fa che lei ha ricevuto tanta speranza. Però questa sì. È una cosa su cui, per l'appunto, voglio tornare, perché la speranza non è solamente qualcosa che si riceve. Perché se lei ha ricevuto speranza, è perché nel suo sguardo, nonostante tutto, come si dice da qualche parte della Bibbia, sperare nonostante non ci sia più speranza. Certo. No, la speranza, io devo dire che io ho ricevuto il dono della fede e la fede ti dà la speranza. Non ti toglie il dolore, la fede non toglie il dolore, ma la riempie di significati. Questo sì. Ma dà soprattutto, ti dà speranza. Non ti fa sentire sola, ti dà forza. Questo io l'ho sperimentato. E quindi questa speranza io l'ho sentita senz'altro attraverso la fede, ma attraverso le persone, attraverso gli altri. E quindi è un po' questo libro, un po' restituire, è un po' chiacchierare con tutte queste persone, raccontare la mia esperienza, il mio cammino lungo, difficile, parlarne proprio con gli altri, con le persone. E questo percorso di fede che lei ci ha raccontato poco fa, l'ha messa in comunione col mondo, ed è stata più la preghiera o sono state le persone da cui riceveva speranza a metterla in comunione? Inizialmente sicuramente le persone, perché le persone sono state davvero fondamentali. Ho avuto delle esperienze incredibili, meravigliose. Io ho ricevuto tanto affetto, tanto amore, tanto dialogo, ho avuto scambio con la gente, per cui per questo mi viene da dire che oggi, pensandoci, non la cambierei la mia vita, perché è stata ricca proprio di affetti, di amicizie, di nuove conoscenze, di strette di mano, di sorrisi. Tanto affetto, tanto amore. E poi indubbiamente la preghiera che quando ero ragazza mi sembrava, mamma me l'aveva insegnata, mi sembrava un po' noiosa. Mi faccio ridere, io pregavo quando andavo a letto perché dovevo, mi avevano insegnato così, ma mi sembrava che questa preghiera rimanesse tra il letto e il soffitto. Poi nel tempo, negli anni, ho capito come la preghiera cammina, perché mi viene da dire che Dio, se questo Dio esiste, come io credo e sono convinta, sa di che cosa abbiamo bisogno. Ma Gesù nel Vangelo ci dice: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Allora io ho capito questo significato, perché il chiedere per un'altra persona è senz'altro un dono, una fede nei confronti di Dio, e fratellanza nei confronti degli altri. E quindi mette in circolo l'amore, il pregare per gli altri, ci mette in comunione. Allora io mi immagino questa preghiera che sale e Dio elargisce. E quindi apre quel soffitto a cui lei pensava, sì, da bambina, certo. E si fermava lì, sì, e sì, si esatto, sedimenta. Esatto. Quindi apre quel soffitto, lei ha detto bene. Ah, sì. Ecco. Gemma Calabresi Milita, autrice del libro La Crepa della Luce, il libro pubblicato da Mondadori, e di cui parlerà anche al Festival Caterina Sforza Forlì il 16 di giugno. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh là là, in questi giorni non riesco a leggere perché sono operatissima, sto andando molto in giro. E qual è il libro che è là sul comodino e che lei ogni tanto vede? Quasi, a volte con i libri che ne so sul comodino si prova quasi un senso di colpa. Questo lo devo finire, questo chissà perché non riesco ad Ma andare sì, ma avanti. infatti ne ho tantissimi. Per esempio, uno degli ultimi che mi hanno mandato è Pregare San Giuseppe, che è interessantissimo. Io, Giuseppe lo si pensa poco, invece è fondamentale, ho scoperto, è molto importante, è una figura interessante e bella. Pregare San Giuseppe è un libro pubblicato dalla casa editrice San Paolo, se non ricordo male, e attraversa proprio la figura di quest'uomo che l'iconografia ci ha dato in una forma molto diversa da quello che, in effetti è stato. Il libro Esatto, è stato esatto. scritto da Giancarlo Piras, ma non è di San Paolo, è di, mi correggono dalla regia, No, ecco, è edizione quindi. Edizione Messaggero Messaggero di Padova. Padova, ecco, quindi mi Padova, sono sì, pure sbagliato. Intanto, esatto. grazie davvero Gemma Calabrese Grazie Milite e buona giornata. a tutti voi, arrivederci.